Buonasera e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. E lo avrete visto in quasi tutta la Toscana. L'estate sta finendo, cantavano i fratelli Righeira nel 1985, immortalando quella sensazione di malinconia che provoca la fine dell'estate. Ma oggi sembrava proprio che fosse improvvisamente ritornata con un caldo sole che ha fatto ripopolare la Versilia. Tante le persone che hanno approfittato di questo, forse l'ultimo fine settimana di bel tempo, per fare passeggiate sulla spiaggia con la famiglia, con il partner o magari con l'amico fidato, il cane. Oppure si sono distesi a prendere il sole, chi vestito, chi con il costume. I più temerari hanno fatto anche il bagno, pienone, nei ristoranti. Da Cervia, Emilia-Romagna. E come mai proprio qui? Abbiamo fatto un tour della Toscana, bellissima, e oggi veramente ci saranno 28 gradi, 27 gradi, bellissima. Davvero, sì, una giornata bellissima. Dopo una settimana di lavoro, venire un attimo al mare, rilassarsi un po', a pranzo con la famiglia, credo sia il massimo. Tutto bella. Sembra di essere in estate? Sempre, ma forte, sempre bellissimo. Lei da dove viene? Da Milano? Quindi l'ha fatta di strada. Ma siamo quasi di casa qui, quindi veniamo spessissimo qui e siamo tutti i weekend qui. Con una giornata così, dove vuoi andare? Sul mare si sta benissimo, maniche corte. Benissimo, sì, davvero. Prenderete il sole anche in spiaggia? Siamo già Siete stati. già stati, già una giratina col Mi ha fatto canino. correre un po' lei. Avete fatto correre il canino? Il canino, sì. C'era voglia di tornare un po' al mare ora, a fine estate. Avete preso il sole? No, abbiamo fatto solo una passeggiata, però si sta proprio bene oggi, davvero. Come avete visto, il nostro notiziario è partito dalle spiagge della Versilia, dove la nostra Gigliola Caridi ha appunto intervistato i turisti che sono arrivati da tutta Italia appunto per godersi di questa giornata di sole. Però per quanto riguarda le previsioni del tempo, sono previsti forti venti di grecale accompagnati da locali piogge in Appennino e sui settori meridionali, proprio in arrivo sulla Toscana. I venti di provenienza nord-orientale tenderanno ad intensificarsi già dalla prossima nottata, con raffiche fino a 60-70 km orari nelle zone di pianura e fino a 70-80 km orari sui rilievi e sulla costa centro-meridionale. Per questo la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo che interesserà quasi tutto il territorio regionale, ad esclusione di Lunigiana, Garfagnana e versanti dell'Appennino esposti a nord, e che rimarrà valido per l'intera giornata di domani, cioè domenica 24 ottobre. E restiamo in Versilia perché il titolare della pizzeria di Camaiore è al centro di una polemica perché aveva esposto cimeli fascisti. Ne ha rimossi in parte e si è detto turbato dalla vicenda. Il PD aveva chiesto la chiusura del locale. Sempre per noi, Gigliola Caridi. Elio D'Alessandro, titolare della pizzeria Il Mulino a Camaiore, in provincia di Lucca, ha rimosso dalle pareti del suo locale alcuni dei cimeli fascisti dopo le polemiche di questi giorni che hanno portato la sua pizzeria alla ribalta della cronaca, facendone un caso nazionale. Perché ci ho attaccato Benito Mussolini? E si compra l'edicola, me la porta, cioè è legale, io l'ho fatta, però se pensavo di scaturire una cosa così vergognosa, che ci sono cose più importanti, che la gente non ce la fa ad arrivare a fondo al mese, che troppe di più, io non l'avrei fatta, e soprattutto per rispetto del sindaco, il del dotto, lo voglio dire, e lo ringrazio. Non è che mi ha difeso, che non ci vuole andare, non c'è. Il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, era intervenuto sulla vicenda affermando che potrebbe dare troppa visibilità e provocare una inaccettabile meta nazionale di pellegrinaggi fascisti. Chi non vuole andare a mangiare lì non ci vada. Tra l'altro Del Dotto ha ricordato che non esiste nessun potere di ordinanza e chiusura a disposizione dei sindaci. Ma avete avuto anche delle minacce in seguito a questo? Sì, soprattutto a mia moglie, io che facciamo la fine come a Loretta, a testa giù. Abbiamo fatto denuncia perché va fatta.
E c'è una notizia di pochi istanti fa, è precipitato un uomo da una scarpata, a quanto si è appreso il 68enne residente a Viareggio è morto a metà pomeriggio precipitando in una scarpata per una ventina di metri, siamo a Cesena. Insieme a lui c'era un amico che verrà ascoltato dai carabinieri come testimone, si sta cercando di capire se il ciclista sia precipitato per un movimento errato oppure per un malore, come al momento potrebbe essere più probabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. E adesso voltiamo pagina, parliamo di Covid perché aumentano i casi nella RSA Turati di San Marcello, ci troviamo a Pistoia. In questo servizio facciamo il bilancio dei casi Covid in Toscana da inizio pandemia e quali saranno le prossime mosse che verranno adottate dal governo. Il servizio. Sono raddoppiati nell'arco di pochi giorni i contagi all'interno della RSA Turati di San Marcello a Pistoia, passando da 11 a 23 su un totale di 50 ospiti. Per la maggior parte dei casi le persone manifesterebbero solo lievi sintomi, mentre per due si è reso necessario il trasferimento all'ospedale San Jacopo di Pistoia. In Toscana nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 285 casi di coronavirus, età media 47 anni, che portano il totale dei contagi da inizio pandemia a 287.231. Da Roma il sottosegretario alla salute Andrea Costa parla della terza dose di vaccino anti-Covid. Per il momento la scelta presa sotto indicazione delle autorità scientifiche è quella di procedere sugli over 60, ma dopo, dice Costa, credo che sia ragionevole pensare che già entro fine anno si proceda all'estensione della platea, arrivando probabilmente a dare la terza dose a tutta la platea dei vaccinabili, e conclude: quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati ci sarà la condizione per una gestione migliore e si potranno rivedere le misure restrittive, tra cui anche l'applicazione del Green Pass. Ed è proprio su questo tema che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si sofferma, dando una stoccata ai cosiddetti furbetti, commentando l'aumento dei certificati di malattia presentati dai lavoratori, aumentati nei primi tre giorni di obbligo del Green Pass del 17,3%. Dobbiamo essere rigorosi, dice Giani, dobbiamo vigilare, perché quando si crea una disciplina c'è sempre chi tenta di fare il furbo, e questo richiama al rigore delle norme. E parliamo sempre di vaccini, perché ci sarà un open day per vaccinarsi nella centralissima piazza della Repubblica a Firenze, con la possibilità di fare la prima somministrazione ma anche la terza dose per coloro che rientrano nelle categorie previste. L'appuntamento è per il 26 ottobre dalle 10 alle 15 con l'iniziativa Vaccino D, il vaccino non è mai stato così vicino, lanciata da Ordini dei Medici, Federazione Regionale Misericordia della Toscana e Coordinamento delle Misericordie dell'area Fiorentina. E il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha consegnato il fiorino d'oro al professore Sergio Romagnani, professore di immunologia clinica all'Università di Firenze, che ai nostri microfoni ha fatto anche il punto sulla terza dose. Mi sembra che sia un riconoscimento prestigioso che la città di Firenze mi ha regalato, e in particolar modo il suo sindaco, e che mi rende estremamente felice, perché lo considero veramente il coronamento di una carriera lunghissima, faticosa, ma anche bellissima. Il fiorino d'oro della città di Firenze è arrivato anche tra le mani del professor Sergio Romagnani, già professore di immunologia clinica e medicina interna e professore emerito dell'Università di Firenze. La massima onorificenza della città è stata consegnata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio. Una cerimonia per esprimere al professore un senso profondo di gratitudine per tutto il lavoro che ha portato avanti in questi anni, ha detto il sindaco, in particolar modo nel campo dell'immunologia, diventando un punto di riferimento internazionale, oltre ad essere stato uno dei fondamentali sostenitori dell'importanza del tracciamento del Covid. Mi sembra che si andrà sicuramente verso la terza dose, secondo me, nei prossimi mesi, perché come avete visto anche dalle immagini mostrate dal professor Annunziato, l'immunità tende a calare dopo 4-6 mesi. Non sappiamo se a questo corrisponde una riduzione della protezione clinica, cioè se questa riduzione può essere tollerata e non provoca delle problematiche gravi, però si riduce, e quindi
il boost, come l'ha chiamato Fauci, la terza iniezione, secondo me sarà molto importante. E a Pisa sono stati premiati due studenti che hanno dato il massimo nello studio e nello sport. Ci racconta tutto Alessio Carli. Fare sport a buon livello e studiare con buoni risultati si può. Ne è dimostrazione Anna Maria Bongiorni, pisana, la velocista della nazionale italiana che ha partecipato alle recenti Olimpiadi, laureatasi 2 anni fa in medicina e che ha fatto da testimonial al premio del Comitato Provinciale dell'ANSMES, l'Associazione Nazionale Stelle e Palma al Merito Sportivo del CONI e del CIP in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, svoltasi alle scuole Fascetti di Pisa. I due atleti premiati per il 2021 sono Francesco Prunetti, calciatore prima nel Pontedera e adesso nel Cascina in Serie D, e Beatrice Guarducci, pallavolista che ha giocato nell'Ambra Cavallini Pontedera. Studiavo il pomeriggio quando tornavo dagli allenamenti e nei giorni liberi, quando non dovevo andare al campo per allenarmi o disputare le partite. E per me è stato molto importante sia il supporto dei professori che della scuola che anche dei compagni stessi. Infatti io sono stato molto aiutato da miei compagni di classe durante lo studio. Forza di volontà, impegno e organizzazione. Poi comunque bisogna ringraziare sia la scuola e chiaramente anche la società, perché entrambe sanno quanto le due cose siano importanti e quindi ti vengono anche incontro per permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi senza mai rinunciare a niente. Il concorso vuole essere uno stimolo ai più giovani, come specifica il presidente nazionale dell'ASMES. Sono venuto qui a Pisa innanzitutto perché Pisa è un comitato provinciale dell'ASMES molto importante, con Michele D'Alascio e anche con Aldo Moretti, ma soprattutto per sottolineare l'importanza di questa iniziativa in modo tale che si possa diffondere questo messaggio alle generazioni più giovani. E quando ci prendi l'abitudine non vuoi smettere. Ho deciso di continuare comunque gli studi, di fare economia, perché è importante avere anche un piano B oltre che al proprio sogno nel cassetto. E torniamo a Firenze perché gli Uffizi sono campioni del mondo per la rivista Time Out. Le gallerie degli Uffizi sono al primo posto nella classifica dei migliori musei al mondo, secondo la rivista culturale inglese Time Out. In successione al secondo posto troviamo il Louvre di Parigi e al terzo il MoMA di New York. Non importa se hai già visto 1000 volte la nascita di Venere di Botticelli, scrive la giornalista Sophie Dickinson, autrice dell'articolo su Time Out. Niente ti prepara all'impatto con il capolavoro reale. E ci sono molti altri spettacolari dipinti rinascimentali da ammirare, come la Medusa di Caravaggio e Giuditta che uccide Oloferne di Artemisa Gentileschi. Time Out è un magazine culturale fondato a Londra nel 1968 e cresciuto nel corso dei decenni fino a diventare pubblicazione globale in lingua inglese, diffusa ampiamente in Europa e in America, tanto da diventare un franchise globale con decine di edizioni in tutto il mondo. La notizia dell'essere primi in classifica rende orgoglioso il direttore delle gallerie Eike Schmidt, che ha detto che in certe sere gli capita di fermarsi davanti a un dipinto, di ammirare nella perfezione e di tornare a casa felice. E adesso vi portiamo nella Via Rose che si trova a Pisa. Quasi tutte queste attività sono legate alle donne. Chiara Cini. ventuno attività che fanno squadra. Le imprenditrici donne che da anni rendono viva la centralissima via San Francesco a Pisa con le loro attività commerciali hanno deciso di effettuare un passo in più, inaugurando con Confcommercio la Via Rose. Questo tratto di via è il 90% donne di tutte le generazioni. È bello, secondo me, puntualizzare anche questo. Ci sono poche eccezioni, ma che sono felicissimi di partecipare con noi a queste iniziative. C'è voglia di far cose in collaborazione, insieme, di trasformare questa via. Non è più una cosa monotona, ma può succedere qualsiasi cosa in questa strada, qualsiasi cosa. C'è una collaborazione fantastica tra noi commercianti e deve essere davvero
di esempio un po' per tutti. Sono un esempio, complimenti a tutte le 21 attività che hanno deciso di aderire a questo bellissimo progetto. Cercheremo di esportarlo anche nelle altre zone della città, anche nelle altre zone della provincia. Noi volevamo puntare sul valorizzare l'imprenditoria femminile. Siamo veramente tante, abbiamo affrontato un momento difficile, tutte noi, ma ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta e ce la continueremo a fare insieme. L'intenzione è quella di trasformare questa strada e renderla proprio un punto di incontro nella città di Pisa. L'iniziativa è stata dedicata all'assessora sociale Gianna Gambaccini. E c'è una nuova manifestazione No Green Pass. Questo pomeriggio nel centro di Firenze i manifestanti, circa 400, avevano annunciato un presidio in Piazza della Repubblica e un gruppo di loro, circa 150, secondo quanto appreso, hanno poi inscenato un corteo non preavvisato alla questura, sfilando lungo via Calzaiuoli fino a raggiungere la vicina Piazza Duomo. Dai manifestanti slogan contro il Green Pass e cori libertà, libertà, non si registrano tensioni e la manifestazione si sta svolgendo pacificamente. E c'è una nuova stagione teatrale al Teatro del Popolo a Castel Fiorentino. La Fondazione Teatro del Popolo, insieme a Comune e Banca di Cambiano 1884, con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e di Giallo Mare Minimal Teatro, ha confezionato un cartellone ricco per la nuova stagione teatrale al Teatro del Popolo di Castel Fiorentino. La stagione di prosa inizierà il 19 novembre con Il Paradiso, dove Simone Cristicchi rende omaggio a Dante in occasione dei 700 anni dalla morte. Fuori abbonamento due spettacoli, sabato 26 febbraio con Alessandro Benvenuti, autore, regista e interprete di Chi è di scena, e giovedì 10 marzo con Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno con Gaia Nanni. Torna anche il progetto Stasera pago io, confermata anche la rassegna su Il sipario, rivolta ai più piccoli. La notte di San Silvestro a teatro con lo spettacolo Intervista confidenziale con Enzo Iacchetti, mentre il 1 gennaio c'è il concerto di Capodanno della Filarmonica Giuseppe Verdi di Castel Fiorentino. Finalmente si dà il senso alla comunità che ci circonda che siamo e si sta tornando alla normalità, e questo è un segnale estremamente importante. Poi è mancato, credo, ai nostri cittadini, a tutti quelli che fruivano del teatro, questo rapporto importante di conoscenza, di relazione, di rapporti, di socialità che ha rappresentato e che rappresenta una struttura culturale complessa come il teatro, perché vive di decine e decine di iniziative tutti gli anni, quindi tutti durante l'anno. Quindi riprendere questo filone è una delle cose più importanti, perché dà il segno del cambiamento. Abbiamo risposto bene alla pandemia, abbiamo risposto bene perché gli italiani si sono vaccinati, perché siamo in una situazione dove possiamo rigettare indietro i pericoli del virus, e quindi è importante tornare a vivere pienamente le nostre attività sociali e culturali. E crolla del 60% la produzione dell'olio extravergine di oliva, anche se avrà un'ottima qualità. Il punto nel servizio con Claudio Vannacci da Montemurlo. Anno nero per la produzione dell'olio extravergine d'oliva su tutto il territorio pratese e in particolare a Montemurlo, dove il prodotto è considerato una sorta di oro verde. Quella che in estate sembrava solo un'infausta previsione, in queste settimane si è rivelata una certezza, con un drastico calo nella produzione di olive rispetto alla media annuale, anche se a fare da contraltare c'è la qualità dell'olio che si annuncia elevata. Purtroppo abbiamo quasi il 60% di produzione in meno. Però ci consoliamo sul fatto che le olive sono molto sane e l'olio che ne viene fuori è uno spettacolo, è buonissimo, è veramente un prodotto valido. L'unico peccato è che ce n'è veramente poco. La produzione è stata compromessa dal caldo anomalo di marzo e dalle successive inaspettate gelate di aprile. Questa insolita situazione climatica non ha permesso una corretta allegagione, cioè il momento in cui avviene l'inizio della trasformazione dei fiori in frutti, che si registra nella prima metà di giugno, perché i fiori erano ormai secchi. A rendere ancora più critica la situazione per i produttori è l'aumento esponenziale delle materie prime, che hanno fatto crescere del 40% il costo del vetro delle bottiglie e delle lattine, senza calcolare quanto inciderà l'aumento dell'elettricità e del gas, una serie di criticità che hanno fatto aumentare anche il costo dell'olio per il consumatore.
a Siena la manifestazione agroalimentare By Food, dove si parla di prodotti IGP e DOP. Corre la produzione agroalimentare certificata Made in Toscana, oltre 70.000 ettari per 31 produzioni certificate. 89 sono i prodotti DOP e IGP Made in Tuscany, di cui 31 esclusivamente legati al food. Numeri che fanno della Toscana la prima regione italiana per numero di denominazioni e la prima per superficie coltivata certificata, emersi nel corso della terza edizione di By Food Toscana 2021, tenutasi a Siena nel complesso di Santa Maria della Scala e promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Promo Firenze e Fondazione Sistema Toscana grazie alla collaborazione del Comune di Siena. Un valore toscano che si esprime nel fatto che fra IGP e DOP, ovvero nella protezione di ciò che sono i nostri prodotti, esprimiamo 89 segni distintivi che rappresentano la regione italiana che sul piano dell'agroalimentare offre, diciamo, una peculiarità e una qualità che si esprime appunto con questi dati. Attenzione per tutto il sistema del food e dell'agroalimentare della Toscana è rimasto altissimo anche in tutto il momento del lockdown. Si diceva più 1,7% di crescita delle esportazioni, ma in generale noi che come Fondazione Sistema Toscana curiamo anche la campagna di promozione turistica e vetrina Toscana, che è il progetto di qualità del food della Toscana, registriamo a livello nazionale e internazionale una grandissima attenzione per la Toscana. Io credo che quello che noi stiamo facendo ha un'importanza strategica per tutta la regione, perché diciamo che siamo talmente abituati all'eccellenza nell'agroalimentare che noi spesso non ci rendiamo conto della qualità dei nostri prodotti, della qualità dei nostri prodotti dell'agroalimentare, della filiera corta, di quello che i nostri agricoltori e le nostre aziende stanno facendo anche in termini di green e di biodiversità. Dalle autonomie locali le energie per ripartire, ne hanno parlato appunto gli amministratori locali della Toscana in un convegno che si è tenuto a Firenze. All'auditorium di Santa Pollonia a Firenze una giornata di lavori sul futuro del paese e della Toscana, con decine di esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni in arrivo da tutta Italia. Una giornata di confronto tra sindaci, amministratori, rappresentanti del governo, del giornalismo. Una riflessione a tutto tondo, fra tavole rotonde, tematiche, interviste e dibattiti su un ampio ventaglio di argomenti di stringente attualità, dalla salute dei cittadini all'innovazione, dalle infrastrutture alla sostenibilità. Al centro il ruolo chiave delle autonomie locali con i progetti e le strategie per la ripartenza dei territori dopo l'emergenza provocata dalla pandemia. Dobbiamo essere in grado di far squadra e quindi, ad esempio, noi come regioni sosteniamo la battaglia dei sindaci per un ordinamento che a livello nazionale gli dia più sicurezza, più capacità di lavoro, più condizioni per operare ai capi di comunità locali che sono dai cittadini riconosciuti, e mi riferisco naturalmente ai sindaci, come delle figure che vanno oltre le loro competenze amministrative, perché dal sindaco ci si va a chiedere le questioni che riguardano l'ordine pubblico, e sappiamo che non è certo competenza dei comuni, come a fare la domanda della pensione. Quindi come regione io ritengo prioritario il rapporto con i sindaci, ritengo prioritario il rapporto con le amministrazioni locali, e infatti lo facciamo finora e lo faremo sempre in futuro nelle leggi regionali. La capacità di dar voce e competenza ai sindaci anche nel presentare i progetti, nel sostenere le strategie di innovazione e di cambiamento negli enti locali saranno per noi priorità. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e auguro a tutti voi un buon fine settimana.